lei è nato, la data esatta? 1/8/22. E dove è nato? Sembra cortina, sì. Senta, che la data della sua deportazione? 8 marzo. L'8 marzo del 44? Sì. Come avvenne? Cosa era successo? Io ero sbandato. Sì, perché lei era militare. Ero militare. Sì. Ero sbandato dopo l'8 settembre. In Jugoslavia. Sì. Ci scappò perché era un marino. E sbarcai a Pano. E venì a Cortona. Sì. E c'era tre prigionieri, tutti i tre fratelli, dopo, in seguito. E via Cortona c'era un repubblichino. Sì. Lei rientrò in famiglia, insomma, tornò in famiglia. Tornai dalla mamma. Sì, sì. E non pensò che in quel momento poteva essere pericoloso per lei? Sì, infatti stavo chiuso in casa, perché questo l'avevo sempre al cortile, questo era un attentato dei carabinieri. Sì. Però era repubblichino. Sì. Più c'era una guardia comunale, che anche quello era un 21, insomma, un fascista. Sì. E io stavo chiuso in casa, però questo guardia comunale conosceva la mamma mia. E gli diceva subito, dice, faccelo rientrare tutti gli altri, perché sennò l'ultimo si porta via. Mi ha mandato via la mamma. Quindi aveva saputo che lei era tornato in qualche maniera? Sì, sì, lo sapevo subito, la gente, sì. Mi era saltato. Però lui voleva che io mi ripresentassi, e io invece non volevo. Capito? E allora la mia mamma mi dice, senti, o ti ripresenti, oppure vado partigiani, vado chi ti pare, ma però sì. Partigiani Cortona c'erano. Sì, c'aveva la possibilità di pigliare contatti. Sì, c'erano, sì, io lo sapevo dove stavano, sì. Però non erano partigiani come in Nord Italia, come sì, sì. Bologna, su, Friuli, sì. Lì erano veri partigiani. Oddio, saranno stati anche questi, ma sì, io sapevo sì, ma insomma non era, c'era. Sì, non c'era un'organizzazione, sì. E non mi fidavo. Allora... telefonai apposta a mio fratello a Firenze. Dunque, prima di continuare, dunque, la sua famiglia come era composta? C'era lei, i suoi genitori? No, no, la mamma. La mamma e basta. Il papà era morto da piccolo. Sì. C'era 6 figlioli. E gli altri fratelli e sorelle? Sì. Dove stava dunque l'epoca? Sono a Roma. Una a Firenze. No, quell'epoca, quando... Le sorelle? Sì, no, e su tutta la famiglia sua, dove stava? Eravate tutti insieme? No, tre i fratelli, la mamma, io e un altro fratello. Abitavate qui? Sì. E gli altri dove erano? Un altro era distretto a Firenze, quello più grande. Era militare? Era militare. E a poi? A Fortezza Rebasso. Sì, e poi? E gli altri erano andati fuori, erano sposati. Erano già sposati? Sì, ecco. L'11, 15. Sì. Sì. Dunque eravate andati tutti a scuola? Scuola se c'era, andate tutti. Che scuola avevate fatto? Io l'ho vinta. E gli altri? L'ha vinta la terza. Quindi. Sì, non ho capito. Senta, e la mamma lavorava? No, era cieca. Era cieca la mamma. E allora io telefonai a mio fratello. Sì. Dico, guarda che io domattina vengo a Firenze, aspettami a Firenze. Sì. O se mi vuoi venire a prendere, fa come ti parlo. Dice, senti Renato, io... chiedo permesso che venga a prendere la stazione. Infatti con questo modo che venga a prendere la stazione. Dice, se fa prendere un caffè, sarà tutti e due morti. Io avevo il foglio sì. Per presentarmi. Sì. Passato quel caffè ci viene due in borghese e dice i documenti. E dico, io ho questo. Dice, allora venite con me. Lei io non l'ho preso, dice, ma io sono. Militare, Fortezza Rebasso, mio padre, fratello. E allora, dice, un fatto bene, e si porta su un porticato via Firenze, insomma. Sì. Il porticato ora mi ricordo. Queste erano le scuole del Poldino. Sì, c'era tutto un porticato e dentro un grande piazzale. E dopo quando, dice, ma dove porto? Dove portate? Io vado a prendere, lo chiamo Lonello, che mi conosce, mio fratello. Sì. Sì, tanto si fanno interrogatori. Allora, dritto per questo grande piazzale, a me mi misero da una parte. Sì. E mio fratello grande, quello di un anno, da un'altra. Dice, mi abbandonano, dice,
ma ora c'è l'intero e c'era l'SS lì sopra un tavolo. E dico, ma io non mi ripresento. Sì, sì, mi sento ripresente. E mio fratello lo rilascia, dice no, allora io vado con lui. Ed è lì ci portarono 30 vagoni, dopo 2 ore. Sì, alla stazione. Alla stazione, tutti scottati con l'SS, con un mito. Sì, sì, sì. E avanti di chiudere i vagoni ci dettero una pagliotta a mattone di pane e 1 chilo di cose. Di conserva di acciughe macinata. Ha detto 1 chilo per uno e 1 chilo. E si sentiva che si chiudevano questi vagoni. Che si girava. Sulle cose, sì, sì. Sulle cose dei finestrini, tutto carospinato, tutto. Dico, qui ci portano via. Dice, no, state sicuri che c'erano i tetti prima di. Dice, le portano a Prato a lavorare. A Prato, se arriva a Bologna. Noi si fa i bigliettini a coso. Capisco che non è piacevole ricordare. Se fa i bigliettini se lanciano. Ah, per la famiglia? Sì. Un po' più a Bologna. Un po' più a coso. E noi sapeva sedi. Poi con quella roba che era andata. E c'è che credo lì, passato padre, va, se va, a Brennero. A Brennero ci dettero 2 o 3 palati di neve. Perlomeno, sì. Perché si mangiò più. Ora qualcuno era scappato, aveva rotto il finestrino. Però io vedi 2 che si buttarono su dal finestrino. Sì. Retto il tunnel. Quando io vedi che il fratello mi dice che non cade andare. Vide che il tunnel era 1/2 metro, loro sì. Si lanciarono perché sono stati sfragellati sicuramente. Sì. E noi no. E si aprono. Passato il Brennero si aprirono. Se fai un occhio, sì, sì. Perché sennò ci avevano morti dentro quei vagoni a noi. Ma la disperazione, sì, morti. Dopo 5 giorni stavano lì. Ma nel frattempo questo treno si stava fermo da qualche parte, no? No. E si presentò perché portavano via quelli di Bologna. Ho capito. Poi di Bologna sono andati lì a Padova un altro 2 o 3 vagoni. Sì, sì. E si aspettava un altro treno che veniva su da Fiume, che avevano deportato anche quelli. Ho capito, per far tutta una tradotta. Per far tutta una tradotta. Ma c'era l'SS che voleva. Ecco, ma eravate in vagoni normali o in carri bestiame? No, bestiame, sì, tutti in carri bestiame, no? Tutti sigillati, tutti come. E questi che mi diceva che nel suo scompartimento erano morti, come erano morti? Che era successo? Dalla disperazione, perché. Erano anziani, erano giovani. Erano giovani, perché il babbo qua c'era, certo mi erano un ricordo. E si va. Passato il treno si passa a Linse e poi si va a Matause. Io non lo conoscevo, mio fratello, l'aveva studiato, anche di ragioniere. Dice Renato, pensate una cosa. C'è questa Matause. Dico, ma no, abbi pazienza. Arrivaste di sera o di giorno? Di giorno. Io cavai l'orologio per farmi dare una boccina d'acqua a uno, uno dei che parlava tedesco, sì. Che li portavano via. Dopo ci fecero andare giù, si spogliarono tutti, si fecero i rosi nel bagno, ci fecero una striscia qui, sì. E poi usati tutti per sì, sì, disinfettati. E poi ci dettero le divise a strisce. Faceste la quarantena a Mauthausen? Sì. E sono una stanza 2 volte questa più lunga. Sì. Sì, ci misero a cosa? Come sì, sì, a sardina. A sardina, proprio questa, ma non nulla che non si poteva manco rigirare. Sì, sì, certo. Ci sarà stata 200. Ma c'erano i castelli o in terra? In terra.
Niente cartello, dopo la quarantena, dietro qualcosa da buttare in terra, niente. Niente, niente, no, no, niente. Noi con le cose, con la camicia, si prese la divisa per la striscia, si metteva sotto il capo, però ci si voleva muovere più da, di quell'istante. Si stava come una cosa. Eravate tutti italiani in quel momento? Tutti italiani, sì, sì. Tutti italiani, c'erano a Milano anche. Sì, un 40 giorni lì. Un pochettino era meglio perché andavano. E c'era un interprete che mi diceva sempre, dice, ragazzi mangiate perché dopo ve ne accorgete quando finisce la quarantena. La mezza aveva perché sì, sì, ancora chiaro. Non si era fatto sì, la sì. Cosa. Senta, quando voi viaggiaste col treno, c'erano anche donne in quel treno lì? Erano tutti dice uomini. Che erano di dietro, che c'era qualche vagone con donne. Sì, quei cose. Però io a Matauri ho trovato le donne ebree, ho trovato i bambini piccini in questo modo, sì. Perché lì, questi bambini li mettevano, li prendevano il capoblocco, sì. C'era lo chef, il capoblocco e il tubedì, come stupedì. Stupedì, sì. Lo stupedì sarebbe stato questo bambino che puliva, sì. Che poi già sa quello che facevano. Sì, a me mi misero al blocco numero 24. Dopo 40 giorni. 40. Al blocco numero 24 c'era un delinquente di un capoblocco. Era sempre insieme a suo fratello o eravate separati? Sì. Dopo Matteo, perché fa poco, che sì. lui fu primato a Matauze lì. Morì lì, Sì, sì. Io gli fischiai, mi ricordo, ma non si poteva entrare in sì, questo sì, certo, recinto, perché era un repier. Sì, sì, una specie con tutte cose, se no loro mandiamo più niente. Noi si chiamava il blocco della morte, praticamente. Sì, sì. Però, insomma, fino a che non fu ricoverato lì, stette insieme a lei. Sempre con me? Sì. Non lo lasciai mai. Anzi, una volta... Quanti anni aveva suo fratello più di lei? Era del 18, del 40. Per giù la stessa età. Sì, sì. E c'aveva due bambini e uno ce l'ho ritrovato io, che era piccola, insomma era in gravidanza dei rumetti. Sì, no? Sì. E mio povero fratello vidi che cominciò a gonfiare le gambe, i piedi. Sì. Che vi davano da mangiare in quel periodo? No, dopo cominciarono piano piano a diminuire. Ecco, ma quando eravate in quarantena cosa vi davano? Se lo sempre ricordo. Patate e cose. Patate? Patate mai, la carne, Sì, sì, ma patate? Patate sgusciate, con la guscia ogni cosa, con il proprio. Sì, il pane ve ne davano. E pane però ce lo davano un chilo in quattro, in quarantena. Quindi 250 grammi. Sì, e dopo quando c'è poi passato la quarantena si davano sempre le bucce di patate con questo broviglia, Alla mattina il caffè amaro, era caffè. Tutta acqua, sì, tutta acqua. Alla sera quando si ritornava, perché si faceva nel tunnel, sì. Il tunnel sarebbe stato poco a lavorare nel tunnel, e alla sera si davano la zuppa con queste patate sgusciate, sì. Però il pane di un chilo ce ne facevano sei pezzi. Sì. E non vi davano altro? Altro no. E io ritornai che ero 37.000. Senta, voi lavoravate nel tunnel? No, io lavoravo nella piazza sotto le scale. Ah, e c'era quella grande scalinata qua. Sì, dopo lì c'era la cava, no? C'era una cava, sì. Infatti c'era una cava, poi c'era. Alla sera però, quando si doveva salire le scale, noi si doveva portare la piazza, sì. In questo modo. E mio povero fratello la fece cascare, che ce la faceva più a salire le scale, però, sai? Sì, e sì. Erano ripiche in questo modo. Chi barullava con la pietra non c'era più niente da fare, non ritornò. Sì. E dopo, piano piano, si prese che andai a lavorare un miniero, in cosa, dentro il tunnel. E lì mi salvò un pochettino. Che facevate dentro il tunnel? Scavavate sotto? Si scavava, ma sì. Tanti morivano perché gli cascava dei sassi. Sì, addosso, sì. Sotto dal suo corso. E anche suo fratello lavorava lì con lei? Ma lui su un altro posto, però lui aveva un lavoro più leggero perché ne cominciò sempre a salire questo coso. Tanto che dopo mi ha detto all'ospedale e io non l'ho rivisto più.
Allora io gli ho preso l'interprete e gli ho detto, mi parlo, fratello, mi guarda dove è andato a dire, mi guarda. Allora sono, mi dice, ci hanno fermato. Quindi lei non lo vide mentre era all'ospedale, lo vide più? No, lo chiamai io, una volta sola all'ospedale. Lo chiamai e pistai, mi venne in quel modo che era tutto gonfio fino a ginocchio. E dopo non l'ho visto più. E io dopo lo rimandai all'interprete. Si informò l'interprete e mi disse, sì, l'hanno cremato. Diciamo, fate coraggio. E io andai a lavorare questo lunedì. Sempre la solita cosa alla sera, si faceva 15 giorni dalle 6 alle 6 alla sera e 15 giorni dalle 6 alla sera alle 6 alla mattina. Però quando si ritornava tutti stanchi in quel modo che si era finiti, con quel sasso, con lavorare a botte, dalle botte ci portavano, c'era tutti i delinquenti, avanzi di galera quelli che erano lì a guardare noi. E allora... E gli dice, dico, e ne sai vai liberando a questo posto, in questo tubo. E c'era un certo Vittorio Ottavio, mi dice, può venire a fare i muratori di Venezia, l'ho visto morire questo, parlava tedesco, francese sì. E l'italiano. Quindi lui si difendeva un po'. Sì. Lì. E mi portò lui a fare questo, il muratore. Sì. Allora c'è il capo, mi guarda la cosa come muratore, dice, ma lei fatta, perché mi fa muratore, arriva fuori a lavorare. Ma dice, ma io lo faccio anche a fare così, a fortuna, non ho visto che è arrivato fuori del tunnel, ma non c'era fuori. Allora io, quindi dice, aiutami, dico, guarda se tu hai cosa, al capo se mi riprende lì con te. Allora piano piano mi ci riportò e mi salvai la vita perché sennò se moriva fuori dalle volte ci ha portato. E dentro trovai un capo che era austriaco, un pochino alla meglio era, sì. Insomma, questo qui, un pochino più uomo, insomma, sì, sì. Non era, però non era ceppicato. Lì è peggio, Il peggio era l'SS quando passò. Io una volta suonava la sirena e si andava dentro il tunnel di tutti. Suonava la sirena e io scappai da solo. Entrai in una baracca lì, era di un falegname. Sì. Ora, l'SS passava con un Doberman, ma questo nome sarà, con lui, un Doberman. Si vede che questo qui senti. Sì, sì, l'odore, sì. Mi ha preso per questa gamba qua e mi stracciano fino a fuori. E mi dettero una venticinquina di volte, ma fare quelle volte forti. Sì. E dopo, quando ritornai, non mi dettero nemmeno da mangiare. Fino al giorno dopo, io non so mangiare. Loro pensavano che io fossi una fuga. Sì, sì, a scappare. Sì. Sì. Invece, io invece al tempo andare nel tunnel, che vai sotto. Che c'era l'allarme, insomma, passava l'aereo l'allarme continuamente. A settembre, cioè sono stato fino a settembre, a settembre, per soprannumero a Mauthausen, ho visto due o tre piccati a Mauthausen, tre a Evans, due mangiati dai cani l'ho visto, perché scapparono, l'hanno ripreso i cani, l'hanno portati lì tutti macellati, mangiati da cani. Che tiene di più. Io una volta, perché preso un pezzetto di latta per metterlo, che lo portavo a uno spagnolo, questo pezzetto, avanti di entrare nel blocco, sì. Con i zoccoli, e lì c'era delle cosine che cavava il fango dalle scarpe. Sì, come? Sì, sì. O me lo trova l'SS. Fece la sua. Me lo trova l'SS, mi misero. Con un laccio al collo qui c'era una vasca e una cosa, e una vasca qua. E mi ci tennero dalla sera fino alla mattina. E con le mani legate dietro, perché mi avevano levato questa cosa. Come il sabotato. Se io tagliavo qualcos'altro, allora mi piccavano. Ma trovavano anche il modo dopo gli dice che io, tramite l'interno, che lo portavo allo spagnolo, a Capoblò, spagnolo.
non c'è più le gare, non le gare, ma prima la mattina non volevo più cascare. Però se cascavo lì quando ero lì, mi strozzavo perché. Sì, sì. Ha capito? E dopo ci vestirono, ci dettero 4-5 cappotti. Mm. Perché per soprannumero ci mandarono a Ebenze. Mm. A Ebenze. Questo in che epoca era? Era già a settembre. 45, a settembre del 44. Sì, a settembre. A settembre mi misero 4-5 capotti per uno e che si portavano a quell'altro di Ebenze, ha capito? Mm-hmm. Con quei cadi un bel modo, cioè il cadi a quel momento. Quando era freddo non vedeva. E là, ora anche lì facevano dei tunnel, a Ebenze c'è dei tunnel, c'erano 5 tunnel. Sì, ci sono ancora. Noi dicevano che lì ci facevano, 2 si finirono, 2 tunnel finiti, sì. C'era. Isole proprio lì davanti, tutta una massiccia, cioè i macchinari. E io vidi su un tunnel che facevano la benzina sintetica col carbone, col carbone fossile. Col carbone fossile, pensavo, lì c'era. E vedevo proprio la benzina, sono un coso per tutto, macchinari moderni. E su un altro tunnel mi dicevano che facevano dei pezzi del V2 e del V1. Sì, sì, è possibile, sì. Sì, sì, infatti, sul numero 2. E dopo, dopo 18 mesi, io sono stato lì, sì, dunque, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7 mesi lì e 11 mesi a Ebenze. A Ebenze. Ah, dopo non è più tornato a Mauthausen? No, no, perché ci mandarono per soprannumero, perché lì sono stati 100.000 a Mauthausen. Okay. E a Ebenze un solo 25.000 saremmo andati. E ha lavorato in galleria a Ebenze. Ecco, che mi sono lavorato, anche lì lavorai un po' in galleria e mi sono andato la vita anche lì. Mm. Però all'ultimo non ce la facevo più, perché un capo, un mascalzone, quello che ci portava le baracche in vano, sì. Lavoravo le baracche in vano, e mi ha detto una zampata qua. E dopo andavo l'ultimo di qua all'ospedale. Ora io avevo anche qualche voglia qua, sulle gambe, no? Sì, sì. All'ospedale puoi prendere le pinze, perché me l'aveva fatto anche quella che mi aveva moscato il cane a Mauthausen. Mi preso le pinze e mi cavarono il volto e poi ci misero una specie di tintura e me la lasciarono quelle cose. Vabbè. E qui, perché io me lagnavo, il capoblocco che era un mascalzone, quello del Riviere, che non so che si erano subito, un prussiano, non so, cattivo, era tanto cattivo, quello del Riviere, un dottore. Perché me lagnavo, mi mise la finestra dalle porte, ma ce l'hanno fatta di tutti i colori. Io non me posso cosa, perché anche questo se leggesse qui, io piano piano, ha raccontato tutto. Senta, lei se lo ricorda il nome di questo capoblocco? No, non conosceva. No. Io ho ritrovato quando ci portavano via gli americani, che io dopo sono stato quasi un mese con sotto di loro. Sì. Inizia con le bambine, sì, era impossibile che rimandano a casa. Mi tenevano sotto la tenda, mi davano delle punture e cose. Perché io ho visto tanti morti, sì, sulla liberazione, perché dopo, andavano a mangiare, ma staccavano. Sì. Perché non si era abituati a mangiare sì. E invece noi sappiamo tanto di quella fame. Sì, sì, che non parlavate. Che... Ma io non ho visto i russi, ho visto polacchi, ma insomma il polacco stava un pochino meglio. Perché il polacco aveva dei cosi, gli mandavano i pacchi da casa, sì, vicino. Sì. E viene la liberazione e mi mise dall'ospedale. Quando io mi portavo via dopo che sono stato all'ospedale, quando mi misero nel camion con la una divisa su guardia, sì. E trovai nel coso, andando giù, il capitano che ci comandava lì, in borghese. Io ero nel camion, non fa niente. Certo. Senta, come eravate alloggiati? Dopo la quarantena, dopo su la quarantena, Castelli. Su Castelli, sì. In quanti eravate in ogni lettino? Tre, uno ognuno il suo lettino?
No, due pettoni. Sì, io ero con mio padre, sei lottato anche con mio padre. Sì. Due ogni cosa. Senti, suo fratello dunque fu ricoverato all'ospedale quando era Ebenze o quando era Mauthausen? A Ebenze. Sì, capito. Va bene. Però l'hanno cremata a Mauthausen. Sì, lo so che li portavano tutti su, sì. Sì, ma li portavano anche per carro, tutti così, insomma, sì. Li buttavano. Senta, lei cosa si ricorda di quando arrivarono? Chi arrivarono, gli americani o gli inglesi da voi? No, gli americani e più la quinta armata russa. Russia. Per ricompiare. Sì. Cosa ricorda del momento della liberazione? Una bella cosa. Dov'era lei in quel momento? Al lavoro? No, noi si era arrendo il tunnel. L'SS davanti al tunnel ci avevano messo una cosa, noi tutti dentro il tunnel ci avevano buttato. Quelli dell'ospedale, tutti dentro il tunnel. Sì. Ah, è molto bello. Sì, vai. Poi, sono stata l'anno scorso. Sì, fuori, nell'imbocatura del tunnel, non hanno fatto il tempo, avevamo messo nella macchina tutte le cose, tutta minata dentro la posta, dentro la caldaia della macchina. Mm-hmm. Per il vapore che portava bene, la macchina di cosa, un trenino, Sì. Era tutta piena di gelatina di cose. Non ha fatto un tempo, sennò noi ci vuole tutti affogati da dentro. Quindi arrivarono prima gli americani? Arrivarono gli americani e ci salvarono. E ci riportarono giù a casa. E cominciarono a mandare giù i viveri tutto, sì, insomma, medicinali, tutto, se no. Ah, è stato male anche loro, perché se mangia anche loro, si scappa da Caranato, si mangia anche loro. E suo fratello era già morto al momento della liberazione. E lui lo dice, quando sei ritornato a Ebenze, e l'hanno cremata a Mauthausen. Perché lì c'era un crematorio solo a Ebenze. Sì, lo so che non c'era possibilità. C'era, no, invece a Mauthausen c'era quattro. E anche lì a Mauthausen c'era il dibattito. Vedesse com'erano ridotti quei bambini, le cose, tutti ebrei. Anche se avevo parecchi ebrei ungheresi. Ce l'avevo con i slavi, c'erano i slavi. Sì, poi c'era tanto cibo slovacco. Polacco stava bene perché mi mandavano quei barchi in casa. Se la cavava meglio. Polacco sì, non ricordo io. Poi dopo loro. E noi ci davano 4-5 sigarette a noi muratori. Sì. Papierozze chiamate mezzo cartone, mezzo sì. Però io la rivendevo a russi. Alla sera c'era una specie di mercato. Mercatino, sì. Sì, ma c'era la vasca, non so se c'è quella vasca sempre. Sì, lì con quella vasca, con quella piscina, specie quella piscina, la vista qui. Sì. C'è sempre quella piscina? Piscina nel campo, no? Nel campo lì? No, di Ebenze non c'è rimasto quasi niente. C'è una signora ha comprato un pezzetto di terra, la moglie di uno che è morto lì, e ci hanno fatto un monumentino, ma le baracche non c'è più niente. No, le baracche non hanno detto di no. Però il coso là, nella piscina, sulla liberazione, dice che era piena di cose, no? Di SS, quel campo lungo già fare, sulla liberazione. Possibile. E tutti col capo, insomma, spagellati. Perché è successo in parapiglia quando arrivò la liberazione? Sì, quelli che potevano prendere, che stavano bene, fuori. E li facevano fuori tutto e mi andavano dentro la piscina. Dice che prendevo l'acqua nella piscina, che non tirava più, ma era tutto saltato per aria. Mm-hmm. Ci facevo le patate, perché sulla liberazione c'avevano sotto le cucine, c'era un grande stanzione, grande, quintali di patate, carne, ogni cosa per loro. No, per noi, le patate, le gusce. Senta, c'è qualche ricordo particolare di quel periodo, non so, per esempio qualche persona così che impensabilmente l'abbia aiutata un po'? No, a noi non ci hanno aiutato nessuno. No, ma a volte qualche persona, compagno. Ma a me mi hanno scritto tanti, di Milano, di Torino. Compagni di quell'epoca? Sì.
ho fatto delle dichiarazioni per i Ippolito Morì, di Montelupo, di Cosimo, Babbo e Pigliolo, di Isolotta, Firenze, anche lì ho fatto le dichiarazioni per la messa qui. Certo, Giuliarini, mio figlio, Babbo, che mi ha fatto le dichiarazioni, l'ho visto proprio lui. A Vittorio Ottavio, quello che sapeva due cose che mi ha salvato la vita, che mi ha portato lui. A Famuratore, l'ho visto morire io, quello. Mi è morto proprio tra le braccia, lì c'erano tutti e due all'ospedale. E lui non era morto, l'hanno buttato dalla finestra, guarda. Pensavano che fosse morto questo Vittorio Ottavio. Si spiegava. Enrico signora. Senta, il ritorno come andò? Come fu? Era organizzato? Il ritorno. Parli. Il ritorno, signora, io ero diventato come fossi un pallone con. Dunque, perché era arrivata la liberazione, dunque lo presero gli americani, lo portarono in ospedale? Sì, sì, lì sempre lì. Sempre lì. Sì, però avevo fatto come l'ospedale. Sì. E lì mi dentro il campo? Dentro il campo, sì. Sono stato altri 25 giorni. In questi 25 giorni io ero gonfio come un coso da quante vitamine mi davano e mi facevano quelle punture. Sì. Io tornai che ero sfigurato. Sì, piano piano quando sono ritornato ho richiesto la sua fisonomia. E come lo rimpatriarono? Non mi spiego.